La smista subito per Ugolini, pallone radente, Mosca in scivolata con una bella giocata, insiste Ugolini, pallone che filtra, Cioffi si gira, opportunità di scarico, tutto regolare per il direttore di gara, vantaggio, si gioca, Masella calcia, deviazione e calcio d'angolo GSA. Profondità per Angelini, lavora col fisico, non riesce però l'aggancio volante, attenzione a brutto disimpegno di Laurenti, Caporetti incrocia De Pietto, decolla, ci mette la manona e dice di no al primo tiro del Frosinone. Vicino, allora deve smistare per Ugolini, profondità, Laurenti è solo, aggancia, non riesce a servire Cioffi, pallone allontanato solo parzialmente dal Frosinone, Masella vince il duello con Pantaloni, scarica in porta, non riesce però a trovare la rete dell'1-0, sta crescendo la GSA. Ugolini, Laurenti, un po' di spazio dai 15 metri, occhio al destro del numero 4, ce l'ha, lo fa partire, Laurenti stappa la partita, vantaggio GSA Roma. Mosca rischia qualcosa sulla pressione di Masella che quasi gli scippa palla. Conti, è tutto da rifare per il Frosinone. Attenzione perché il pallone è intelligente. Alle spalle della difesa per Caponetti. De Pietto copre tutta la porta e fa sua la sfera. La frazione, siamo al crepuscolo di questo primo tempo. Covarelli, triangolo che si chiude. Un po' di campo al numero 10. Fa partire il mancino, è perfetto. Covarelli, 2-0 GSA. Cosa andranno a cambiare? Covarelli, bella sventagliata, letta bene da Maroni che ha aggiustato il pallone per Frazzini appena entrato in campo. Luciano, uno contro uno con Covarelli, vince il duello. Luciano scarica e porta. De Pietro risponde presente alla chiamata del numero 8 del Frosinone. Ugolini, cross radente, pallone che filtra, arriva Covarelli, stop, sguardo in porta, deviazione e un bacio alla traversa. Spinge ancora la Roma, qui ha avuto l'opportunità di calare il tris la GSA. Ad alleggerire la sfera in zona De Pietto. Un po' di spazio per Covarelli. Doppio passo, perde un pallone sanguinante. Allora 3 contro 2 del Frosinone. Venturini apre per Frazzini. Deviazione, De Pietto la fa sua. Ha avuto una chance colossale in fondo. Lavorato da Catracchi, ha regalato però a Conti. Poi anticipo dalle retrovie di Palmieri. Un po' di spazio per Cioè che scannerizza e colpisce. E fa il 3-0 per la GSA Roma. Cala al tris la formazione di Mister Damora che probabilmente porta a casa anche i 3 punti. Parte Pantaloni, rincorsa del numero 6, da un bel giro a pallone di Pietto. Balbetta un attimo, poi va addirittura a cercare la porta, trova un grandissimo gol di Pietto e il portiere ha segnato, 4-0 GSA. Fischia 3 volte il direttore di gara, vince 4-0 la GSA Roma che sale a 10 punti, batte il Frosinone